Amici di Android Blog, oggi recensione di HP Slate 7 Plus. Qualche problema a livello di display, qualche problema nel reparto fotografico, ma montando un processore Nvidia Tegra 3 quad-core da 1,3 GHz, un prodotto adatto proprio per i videogiochi. Vediamo come si comporta nella nostra recensione. Ecco finalmente il nostro HP Slate 7 Plus pronto per la nostra video recensione. Vi parlo subito di display. Il difetto, diciamo, maggiore di questo tablet, ovvero i colori risultano abbastanza slavati. Vi faccio vedere, per esempio, qua nel rosso non è un rosso pieno, possiamo dire una cosa del genere. I colori risultano abbastanza slavati, il bianco è abbastanza intenso, peccato che a volte con qualche colore in mezzo risulta, cioè tende più al giallognolo o all'azzurrino, mentre i neri per quanto riguarda sono grigi e soprattutto mancando il sensore di luminosità dovrete voi andare a regolare la luminosità e quindi il nero si vedrà maggiormente grigio. Per quanto riguarda i colori, aspettiamo che carichi completamente l'immagine, speriamo che la carichi. Comunque sia, in immagini del genere viene evidenziato il fatto che i colori sono abbastanza slavati, soprattutto quando c'è un colore predominante. Vediamo un po' se ricaricando ce la facciamo. No, dobbiamo chiudere l'applicazione. Riapriamola. Eccoci qua. Se eravamo qui. Eccoci qua. Vi aumento tutta la luminosità. Sperando che funzioni, ok. Quando c'è un colore dominante, come in questa foto il verde, i colori slavati si vedono, mentre la macro viene visualizzata abbastanza bene, con altri colori comunque sia le immagini si salvano, peccato per proprio i colori come è stato settato il display. Vi parlo di reparto fotografico, quindi passiamo direttamente alla fotocamera. Altro neo di questo tablet, sensore da 5 megapixel qua, con autofocus senza flash LED. Il flash LED forse sarebbe servito, ma ricordiamo, è un tablet, quindi il reparto fotografico nei tablet non è mai migliore. Il problema, la messa a fuoco che è lenta, eccola qua, e anche lo scatto spesso e volentieri non è proprio reattivo come sembra. Andiamo a vedere prima le impostazioni. C'è la possibilità di decidere con che dimensione andare a scattare la foto, se 5, 3, 2 o 1,3 megapixel. Eccoli qua, poi la messa a fuoco continua. Queste sono tutte le impostazioni della fotocamera. Se no c'è la possibilità di fare una panoramica oppure passare direttamente ai video. Video che vengono registrati a 720p, queste sono le impostazioni dei video. La qualità o in HD o a 480p, registrare la località, mettere uno stabilizzatore del video che non è ottimo oppure attivare un rallentatore. Passiamo direttamente alla galleria. Qua è il nostro reparto video che vi farò vedere dopo. Passiamo alla fotocamera. Fotocamera scadente, come vi dicevo prima, anche con scatti abbastanza vicini il rumore video è evidente. Questo è uno scatto che ho fatto io al mio nuovo cavalletto e come potete vedere il colore dominante è l'azzurro. Questo vuol dire che ogni tanto troverete dei problemi, cioè scatterete delle foto le quali verranno catturate con un colore più azzurro. Questa è una foto all'aperto, sui soggetti, sui primi piani, diciamo, sui soggetti che sono abbastanza vicini vengono ancora presi bene, mentre viene evidenziato di nuovo il rumore video, mentre sui soggetti più lontani la foto inizia a diventare abbastanza pastosa, abbastanza scarsa. Per quanto riguarda invece foto al buio, ecco, questa è una foto, questa è completamente al buio e il rumore video si vede. Questa è una foto con luce, anche in questo caso il rumore video si vede abbastanza. E questa è stata la mia difficoltà nel mettere a fuoco anche di nuovo anche qua il colore azzurrino e foto non scattata malissimo, peccato. Questa è una macro, le macro diciamo che si salvano, sono le uniche foto che raggiungono la sufficienza. Mentre per quanto riguarda i video vengono registrati a 720p, buoni diciamo, tranne peccato per l'audio che come potrete sentire rimane abbastanza incassato, però il reparto video si può salvare. Ora invece vi volevo parlare di quello che viene letto dal lettore video di questo HP. Vengono letti i 1080p, i 720p, gli MKV vengono solamente riprodotti, non viene riprodotto invece l'audio, i DVX invece non vengono riprodotti, bisognerà scaricare applicazioni a terze parti. Mettiamo
il 1080p che è, rimane sempre fluido, peccato per i colori. Come vi dicevo prima, il display non è dei migliori e i colori risultano particolarmente slavati. Parlando invece di reparto musicale, la griglia dell'altoparlante è posta qua in basso. Andiamo, audio senza lode, senza infamia, sufficiente, mettiamola così. Non è chissà che grande audio, non è potentissimo. I bassi non ci sono, però un audio da tablet penso che possa andare anche fin troppo bene. Vi parlo di client email e di tastiera. Client email che funziona bene, nel senso che, tanto apriamo questa email di Expensis, l'email viene letta, viene letta bene, tranne in altre, vi faccio vedere questa, dove essendoci Android 4.2.2 non c'è la possibilità di fare il pinch out, ma di fare il pinch in. Email che viene letta, ripeto, bene, viene letta IMAP, cose del genere. Bisogna, per quanto riguarda invece la tastiera, c'è la tastiera swipe. La tastiera funziona bene, la classica stock di Android, si riesce a scrivere benissimo con una mano, non ci sono i numeri in seconda funzione. Allora, se riesco a farvelo vedere, ecco qua, come potete vedere bisognerà passare per forza poi al tasterino secondario. Comunque sia, tastiera e client mail funzionanti, ottimi e promossi. Facciamo la prova browser, ottima. Sono sincero, ok, è un tablet da 7 pollici con un processore adatto proprio per i videogiochi, ma comunque sia l'esperienza della navigazione è positiva. Apriamo questo video confronto, no, Xperia Z2, se me lo apre. Ho difficoltà oggi ad aprire le notizie, non è mai capitato. Ok, finalmente ce l'abbiamo fatta. Vediamo il caricamento su siti web abbastanza leggeri, la navigazione è veramente piacevole. Aspettiamo che carichi poi la discussione Discus. Inoltre c'è la possibilità di andare a richiedere il sito desktop, e andando a zoomare e facendo un doppio tap c'è la reimpaginazione del testo. Ecco, sono andato dietro, cosa che non volevo fare. Nel frattempo vi faccio vedere com'è la navigazione sul Corriere della Sera, sito un po' più pesante. Ci metto un po' a caricare e renderizzare le immagini, comunque sia, ripeto, è piacevole, a me è piaciuto, non c'è nessun tipo di problema, la fluidità è abbastanza buona, ripeto, non è un tablet top di gamma, però va bene. Eccoci qua, vediamo un po' se apre la notizia, perfetto, aspettiamo un attimo che carichi poi Discus, in modo tale che vi faccia vedere come si scrive in un campo di testo, che vi avviso già, ha deluso. Perché per quanto riguarda la scrittura, la tastiera funzionando bene non ci sono problemi, mentre quando bisogna andare a spostare la freccetta invece lì qualche problema si vede, spesso e volentieri va dove vuole andare lei e non dove vogliamo farla andare noi. Vi faccio vedere, ora non fate caso a quello che sto scrivendo perché è abbastanza, ho anche sbagliato, però se io volessi andare in mezzo al come, vedete come nel come, vedete come funziona poco bene, o comunque sia bisogna star lì ad essere precisi. Peccato, comunque sia parte della navigazione promossa. Iniziamo a parlare dell'ambito gaming, visto che questo tablet monta un processore Nvidia Tegra 3 quad core da 1,3 GHz e scheda grafica GeForce 16. Vi invito comunque sia ad andare a rivedere l'unboxing per sapere tutte le caratteristiche tecniche di questo dispositivo. Qua si evidenzia di nuovo il problema dello schermo, non mi sto a ripetere, mentre utilizzando intensamente giochi e navigazione scalda in questa parte. Nella nostra unità che ci è stata inviata non funziona il giroscopio, abbiamo provato a ricalibrarlo più volte, purtroppo non c'è stato verso di farlo funzionare, quindi vi dovremo far vedere la prova usando i comandi touch. Andiamo a fare una coppa qualsiasi, andiamo a gareggiare. Il processore, inoltre, il tablet ha 1 giga di RAM, quindi un po' pochina, però mostra qualche difetto, diciamo che giocando c'è qualche problemino, qualche micro lag quando
la RAM è abbastanza occupata, invece quando è libera comunque si ha da giocare, è piacevole, rimane sempre fluido. Eccoci qua, vi faccio vedere. Diciamo che questa non è la mia visuale preferita, però per farvi vedere come viene visualizzato tutto, aspettiamo la prima curva, ok, e schiantiamoci contro qualcosa e usciamo. Quindi il reparto gaming promosso. Inoltre nel tablet viene preinstallata la Tegra Zone, ovvero cos'è? Un'applicazione dove troverete tutti i videogiochi ottimizzati per questo tipo di processore. Visto che vi ho parlato di memoria RAM, vi faccio vedere le impostazioni. Non mi sto a ripetere sul fatto che Android ha la 4.2.2, invece vi faccio vedere la memoria del dispositivo, che è da 8 GB espandibili tramite microSD. A disposizione 5,42, essendoci l'espansione non ci sarà nessun tipo di problema, nessun tipo di personalizzazione da parte di HP se non qualche applicazione preinstallata come Box. Vi verranno regalati 10 GB di memoria gratuiti, HP Connected, HP Print, HP File Manager, quindi c'è un file manager, la possibilità di connettere il proprio tablet ad una stampante, Kings of Office, ottimo per la lettura di documenti in Word, PowerPoint, Excel. Io l'ho utilizzato anche da questo punto di vista e diciamo che non è il suo forte, visto comunque sia il processore più adatto per il reparto gaming. Manca il feed della vibrazione e manca anche il modulo 3G. Quindi la batteria, la durata della batteria è ottima, è una batteria integrata da 4000 mAh, stress test giorno stress superato ampiamente, 3 mail in push, Facebook sempre aperto, navigazione web, giocare, scattare foto, registrare video, ottimo. Siamo arrivati a sera senza nessun tipo di problema, con un uso più da divano, proprio lasciandolo acceso, cioè nel senso lo blocchiamo e lo mandiamo lo mettiamo magari da parte, usciamo e poi rientriamo, il tablet vi durerà anche 2 o 3 giornate. Parlando invece di prezzi, questo dispositivo viene di listino a 149 euro, che per rapporto qualità prezzo ci potrebbe anche stare. Online si trova anche diciamo verso i 100-110 se volete risparmiare qualcosina. Peccato per lo schermo e il reparto fotografico, per il resto comunque sia, essendo un tablet, per il prezzo che vi ho appena annunciato ci sta, che ci sia qualche problemino, ma non delude da questo punto di vista. Vi ricordo infine di mettere mi piace al video se vi è piaciuto, di iscrivervi al nostro canale e di commentare se video oppure l'articolo con la recensione scritta se avete domande da farci. Io intanto vi saluto, Mattia Pignataro, androidblog.it.